Buongiorno e grazie ai organizzatori di avermi dato la possibilità di raccontare questa strana storia dell'origine moderna del teatro pedagogico. Naturalmente stiamo parlando di un periodo storico lontano e non so quanti di voi hanno l'immaginario sufficiente per poter pensare così lontano. Noi siamo in una società postmoderna, quindi già questo ci spiazza perché non siamo più in grado di cogliere delle temporalità diverse, passato, presente, futuro. Quindi parlerò dell'origine del teatro, della Compagnia di Gesù. Proprio perché l'origine è un periodo cronologico preciso che va dal 1580 al 1630. Questo è un momento particolare per il teatro che si fa all'interno dei collegi della Compagnia di Gesù, proprio perché si pongono le basi teoriche e si sperimentano i dispositivi e le procedure pratiche di questa tradizione teatrale che possiamo collegare, tra virgolette, del teatro scolastico, come veniva fatto nell'Ottocento, ad esempio, all'interno delle scuole, dei collegi, dei religiosi. Ho scelto di parlare dell'origine di questo teatro proprio perché per cogliere la coerenza interna e la solidità dei quadri di riferimento che permettono proprio per cogliere con più chiarezza i principi costitutivi e i dispositivi e le scelte operative che lo configurano, senza entrare nelle grandi contraddizioni che lo attraversano a partire dalla metà del Seicento. Il Teatro dei Gesuiti viene istituito come pratica pedagogica nel 1584 ufficialmente e si diffonde dalla rete dei collegi europei ed extraeuropei della Compagnia di Gesù, apparentandosi con, soprattutto in Europa, con i grandi spettacoli di corte e con le cerimonie religiose, quindi c'è una continuità precisa. Con l'avanzare dell'epoca barocca, quindi siamo veramente all'inizio dell'epoca barocca, questo teatro partecipa a quella che viene chiamata una specie di vertigine tecnica che investe il teatro, proprio perché c'è un momento di confluenza fra i grandi trattati, i grandi studiosi della propria prospettiva con gli artefici, con i tecnici, quelli che costruivano le scene. Quindi c'è un grande momento, diciamo, molto ricco dal punto di vista della creazione artistica, anche per il periodo barocco è comunque considerato un grande periodo. In questo periodo appunto si concepisce uno spazio scenico assoluto. Che significa questo? Che la scena, è la scena barocca tradizionale, viene completamente dipinta dal suolo al soffitto e si costruisce una cellula unica. All'interno di questa cellula si inventano i capi di scena, che prima l'uso delle macchine che permettono appunto di costituire cambi di scena vertiginosi come si passa dal mare alla foresta, campi di battaglia. Quindi la cosa più importante è che questo spazio assoluto si permette di, per la prima volta nella storia, perché come voi immagino
lo sapete, nel Medioevo era la scena multipla, era lo sguardo dello spettatore che seguiva la scena e individuava il luogo, no? Perché la scena era multipla. Qui invece si costruisce una scena assoluta e per questo permette, questi cambi di scena permettono di introdurre allo sviluppo orizzontale delle scene che si susseguono uno sviluppo, una dilatazione verticale lungo appunto l'asse semiotico alto e basso. Questo perché naturalmente il trascendente, l'inferno, il paradiso, il cielo, questo, quindi la drammaturgia accoglieva questo sviluppo in verticale. Questo schema, diciamo, scenico, questo spazio scenico sarà duraturo e durerà fino all'inizio del Settecento. Quello che cambia invece a partire dagli anni 30-40 del Seicento è il funzionamento della pratica teatrale, che influirà anche nel teatro pedagogico, dovuto a cambiamento che è intervenuto a livello socioculturale e che riguarda soprattutto i quadri di riferimento. Come ben dimostrato il mio maestro Michel Certeau, nel secolo che intercorre tra la seconda metà del Seicento e del Settecento, dal riferimento costante e assoluto della religione si passa alla preminenza etico-politica ed economica. Quindi da un referente strettamente teologico si passa alla filosofia, ad esempio, come referente dove tutte le azioni poi acquistano significato. Quindi in questo passaggio modifica i dispositivi e le procedure per modo di funzionare anche della pratica teatrale. Quindi parlare di un periodo precedente in cui ci sono appunto elementi di coerenza permette di cogliere dove si opera il cambiamento a partire dalla seconda metà del Seicento. Questo periodo è un periodo, come vi dicevo, di fondazione, quindi di elaborazione teorica, di costruzione tecnica, come vi ho spiegato prima. È un teatro in stato nascente che si colloca all'inizio dell'epoca barocca, che è un periodo molto importante, soprattutto per l'arte teatrale, in quanto nella cultura del tempo il cosiddetto teatro mundi, cioè il mondo, è visto come teatro e il teatro è concepito come mondo, quindi siamo in un'epoca dove il teatro invade la vita quotidiana di tutti. Quindi il limite cronologico che mi sono dato nei primi 50 anni di questa pratica mi permetterà anche di cogliere quali sono le coerenze dell'intero sistema funzionamento e quindi di parlarvi e di individuare più chiaramente la concezione cristiana che lo fondava e lo animava. Come sappiamo, il teatro è prima di tutto presenza e potenza visiva, dalla stessa parola greca che lo indica come luogo del vedere. Quindi sappiamo ormai, soprattutto le neoavanguardie hanno dimostrato, che il teatro, prima di essere letterario, è un genere visionario. Le cose, le persone che vediamo sul palcoscenico si presentano sotto l'aspetto della capacità di rappresentarne altre. Uno storico della gesuita, tra il resto, del periodo dell'inizio dell'epoca moderna, François de Damville, attribuisce al teatro che veniva praticato nei collegi della Compagnia di Gesù una capacità di formazione straordinaria e specifica, dovuta appunto a questa capacità di evocazione del teatro. Come lui dice,
questa evocazione che si rivolge, cito, traduco in effetti, evocazione che si rivolge non soltanto alla vista ma a tutto l'essere, conficando l'idea nell'intelligenza, nel cuore, nel cervello del fanciullo, in tutta la sua sostanza fisica e mentale, incidendola con il burino più penetrante, quello dell'emozione drammatica. Quindi solo il teatro, per i gesuiti, proprio per il tipo di linguaggio poliedrico che esprime, aveva questa capacità di evocazione, quindi procurare un'emozione pregnante e sentita, quindi coinvolgendo l'intero essere nella sua integrità fisica e mentale, passando per la vista, per il cervello e il cuore. Il teatro quindi viene inserito nella formazione scolastica della Compagnia di Gesù come pratica retorica per raggiungere l'obiettivo dell'uomo esperto nell'uso della parola, come nella tradizione classica, ripreso da Cicerone, da Montecatini. Però diciamo che i gesuiti lo situano all'incrocio di un insieme di operazioni pedagogiche da una parte e delle opzioni religiose precise. E il teatro dei gesuiti, questo teatro pedagogico, si situa fra le esigenze di dare una formazione scolastica completa, da una parte, e dall'altra la necessità di metterla in relazione costante con la formazione spirituale e religiosa dell'allievo. L'obiettivo della formazione scolastica è quella quindi di sviluppare in modo migliore tutte le potenzialità della persona umana, coniugando il sapere con la religione. Le metafore che vengono usate dai pedagogi gesuiti sono naturalmente quelle classiche quando si riferiscono all'allievo, quello di essere modellato come una cera, come diceva Quintiliano, del vaso che deve essere riempito goccia a goccia. Diciamo che i gesuiti preferiscono un altro tipo di metafora, che è la metafora vegetale, quella della semina. Chi semina raccoglie. L'allievo deve essere coltivato come una pianta, deve avere buone radici per dare buoni frutti, eccetera. Quindi, soprattutto la metafora, una delle parabole che viene sempre citata è quella del seminatore, no? Delle diverse terre, eccetera. Un gesuita del tempo, che è pedagogo, Francesco Sacchini, ha scritto dei trattati sulla pedagogia e soprattutto sulla figura dell'insegnante e indica che cosa devono fare i maestri e li invita a diventare dei cesellatori divini. Questa è una citazione. L'educatore lavora sull'esterno del corpo umano del suo allievo, scolpisce i suoi gesti, i suoi passi, i suoi comportamenti, il suo viso e il suo temperamento. Ma il suo compito più importante è quello di scolpire la forma del suo corpo interiore, l'anima. Il buon educatore deve abbellire lo spirito, questa cosa staccata dalla materia che sfugge alla morte, che è capace di vita beata e che si può eguagliare agli angeli, al soffio, all'arte, all'immagine di Dio. L'obiettivo principale quindi del sistema pedagogico dei gesuiti è di formare dei buoni cristiani e lo stesso primato apportato alla formazione umanistica è sempre orientato ad approfondire la conoscenza di Dio. La pratica pedagogica è il terreno privilegiato per formare, diffondere, rappresentare l'identità religiosa. I gesuiti saranno infatti tra i più abili, frenetici, nuovi ordini religiosi nati nel periodo del
Concilio di Trento, come di Atenini, Sgorbi, eccetera, nel formare nel loro collegio degli abili divulgatori della cultura cristiana, che è stata deliberata dal Concilio di Trento. Il teatro e in generale l'arte sacra assumeranno nel loro metodo formativo un ruolo essenziale. Secondo l'orientamento della Chiesa tridentina, l'arte sacra è concepita come un'ambizione legittima e utile per la formazione del buon cristiano, tanto più che l'uso devoto dell'arte, teatrale in questo caso, permette di proporre e organizzare una vasta biblioteca religiosa e storica a cui attingono naturalmente i drammi sacri e costituisce così anche un'ampia enciclopedia cristiana che sarà molto importante questa opera di costituzione dell'enciclopedia cristiana nel mondo post-concilio. Quindi abbiamo detto che il teatro partecipa al processo di formazione degli allievi non come strumento sussidiario legato al momento di vacanza, al divertimento come è diventato dal Settecento in poi anche nei collegi, ma è un elemento complementare che accompagna l'intero processo educativo. Viene inserito nella classe di retorica, l'esercizio drammatico serve a conquistare non solo un'educazione perfetta, un buon portamento, ma come si diceva, facilita la progressione personale nella conoscenza delle passioni umane e a fare direttamente l'esperienza di stati d'animo prossimi alla devozione. Il fine edificante di questo teatro è esplicitato dai modelli esemplari che vengono naturalmente presentati, e dai percorsi di santificazione che vengono messi in scena. Il teatro deve servire, come dice un gesuita che insegna al Collegio Romano nel 1586, anche perché non è stato facile introdurre il teatro nella scuola dei gesuiti, perché molti si opponevano naturalmente, e diceva che se doveva servire ad aiutare la memoria e ad apprendere. Questo sostanzialmente è un numero. È un teatro che viene recitato dagli allievi, messo in scena dai maestri, visto dagli spettatori dell'elite cittadina. Siamo comunque alla fine del Cinquecento, chi va a scuola e chi si istruisce partecipa ad un evento culturale inevitabile. Quindi mette in scena, per esempio, straordinari di vita di santi, di martiri, di principi cristiani oppure dei personaggi biblici. Queste tragedie cristiane, tra virgolette, vengono organizzate nei collegi affinché i soggetti che vi partecipano, gli autori e spettatori, possano incorporare gli elementi caratteristici di questi grandi esempi di virtù per farli diventare una pratica di vita. È una pratica di rappresentazione che deve indurre negli attori e negli spettatori a trasformare se stessi nella fede, per far passare le storie, le credenze, i riti nella loro vita di ognuno, di quotidiana, nel corpo e nel cuore di ognuno. Non si tratta quindi di trasmettere una semplice credenza in Dio, ma di un coinvolgimento sentimentale e spirituale per rendere i contenuti cristiani attivi in maniera vitale. Questa pratica teatrale si fonda naturalmente su uno sfondo antropologico e teologico specifico che organizza le conoscenze, orienta le pratiche pedagogiche e dirige i modi di percezione sensibile dei credenti. Secondo l'antropologia cristiana, l'essere umano è un essere in divenire,
chiamato a svilupparsi e a crescere attraverso degli atti responsabili che gli permettono di acquistare progressivamente una maggior padronanza di sé. Questa dialettica di trasformazione e di crescita cristiana proviene dalla natura spirituale dell'uomo, dalla natura di spirito incarnato. All'interno dell'uomo c'è quindi una tensione permanente, una lotta spirituale tra le sue potenzialità di scelte concrete e la necessità etica di rimanere fedele ad un impegno vitale di permanente conversione del proprio del cuore. E proprio per rispondere a questo bisogno vitale di trasformazione che i gesuiti si rifanno e mettono alla base del loro operare pedagogico e anche quindi del teatro la nozione aristotelica di habitus, che è una specie di seconda natura che porta stabilità nell'agire e una padronanza dei comportamenti, cioè una qualità, un arricchimento e un perfezionamento dell'intero essere umano. L'idea teologica profonda dei principi interiori dell'atto umano è che la proprietà dell'uomo si determina progressivamente attraverso i propri stessi atti. La ripetizione degli atti fa nascere nell'essere umano un'abilità di elaborarli con più facilità e padronanza di sé. Con queste ripetizioni l'uomo si modella interiormente, si costruisce sia nel bene che nel male. In tal modo egli costruisce delle determinazioni che si aggiungono a quelle innate, costituendo così la sua natura individuale. Nel pensiero di San Tommaso, ciò che è acquisito e l'insieme delle conoscenze corrispondono alla nozione di habitus, mentre tutto ciò che fanno raggiungere la perfezione delle potenze operative dell'anima sono le. L'habitus quindi non corrisponde affatto al termine abitudine, che implica la posizione di automatismo. Riguarda invece la crescita della padronanza della volontà sulle altre potenze, cioè la memoria e l'intelligenza, rendendole più docile alla nozione della volontà, alle emozioni della volontà e della ragione. Un'abitudine si apprende, un habitus si coltiva. Le potenze per agire suscettibili ad essere ricondotte all'habitus sono, come vi dicevo, le potenze dell'anima, cioè la memoria, l'intelligenza e la volontà. E visto che nella concezione gesuitica l'uomo nella sua integrità è un composto unitario di anima e corpo, per questo anche mi sono fermata al periodo delle origini, perché poi insorgeranno le concezioni dualistiche che cambiano i dati. L'habitus usa le potenze dell'anima per penetrare profondamente il campo della sensibilità e quello affettivo, al fine di regolarli e spiritualizzarli. L'habitus, come spiega il sociologo Pierre Bourdieu, è una delle strutture strutturanti dell'essere umano, le quali sono, e cito, principi generatori e organizzatori delle pratiche e delle forme di rappresentazione. Per i gesuiti che fondano il loro operare nella teologia scolastica, e in particolare San Tommaso, il raggiungimento della stabilità, la padronanza dei comportamenti, che abbiamo visto caratteristica dell'habitus, costituiscono la preoccupazione principale che orienta tutta la pedagogia e li porta ad articolare la loro formazione scolastica in un insieme di pratiche di memorizzazione, di uso e riuso della parola. Il teatro è uno degli esercizi fondamentali. Quindi la messa in scena di storie, di credenze, di rituali, passando per la vita, cuore e corpo di ogni cristiano, fa diventare uno strumento indispensabile
per aiutare gli attori e gli spettatori a trasformare se stessi alla luce della fede. I fondamenti religiosi di questa pratica scenica si trovano da una parte nel mistero dell'incarnazione e dall'altra nella concezione trinitaria del divino. E perché Dio si è fatto uomo e quindi è diventato carne, per rendersi accessibile agli uomini buoni sensi, che è legittimo passare per le rappresentazioni sensibili per onorarlo. E è perché Dio è uno in trino, delle tre persone coesistenti, Padre, Figlio e Spirito Santo, che ogni apprensione dell'uomo avviene con un processo relazionale partecipativo posto sotto il segno del soffio dello Spirito Santo, che lega i tre livelli della gerarchia, il Padre, il Figlio e il mondo creato. Come dicevamo, il teatro è prima di tutto presenza e potenza visiva, è luogo del vedere ed è un genere visionario. I gesuiti dell'alba della modernità sono stati grandi animatori della teologia visiva, come è stato definita da Hans Rahner dopo il Concilio di Trento. Quindi sono promotori dell'ortodossia. I gesuiti si confrontano con lo sfondo teologico che continua a organizzare le conoscenze e le pratiche religiose fondate sul termine dell'immago. Tale termine, come sappiamo, nel pensiero patristico e in tutta la tradizione medievale, prima di disegnare un'immagine materiale, definisce la relazione del Padre al Figlio nella Trinità e da questo all'uomo, fatto a sua immagine e somiglianza. Fondamento dell'antropologia cristiana è: siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio della Genesi, del primo libro della Genesi. Questo altro immagine della formula biblica indica che per l'uomo la storia è progetto, un progetto di restituzione della somiglianza persa nel peccato originale, che si trova nella traccia, nel vestigio, nel mondo, nello stato di non somiglianza, appunto, di allontanamento da Dio, in cui è precipitato l'uomo dopo essere caduto nel peccato originale. In quanto concetto teologico antropologico, il termine imago designa quindi un processo di relazione e di è un termine performativo, diremmo oggi, posto naturalmente sotto segno dello Spirito Santo. Naturalmente questi modi di apprensione di Dio inducono a tre tipi di sguardo che sono legati a tre movimenti. L'uomo medita sul mondo sensibile, percepisce una sensazione. Questo converte lo sguardo e quindi c'è una riflessione dell'anima su se stesso. E il terzo movimento è la contemplazione del trascendente, ai quali naturalmente corrispondono tre sguardi: lo sguardo della sensibilità sul corpo esteriore, quello dell'intelligenza che compone delle immagini mentali e quello dello spirito teso alla contemplazione della verità. In quanto riflessi della Trinità celeste, le potenze dell'anima, di cui abbiamo parlato prima, la memoria, l'intelligenza e la volontà, operano perché ogni stimolo che proviene dal mondo esterno si orienti verso l'interno, a partire dalla sensibilità percepita con il corpo, attraverso i sensi, l'anima compone delle immagini, come abbiamo detto, mentali, e trasformano la sensazione in conoscenza intellettuale, la quale si imprime nello spirito per dirigersi verso la contemplazione di Dio. In tal modo la conoscenza sensoriale e intellettuale
sollecitano la volontà, che è l'unica potenza dell'anima che è capace di trasformare la conoscenza in azione. Su questi principi teologici e antropologici, su quali si fonda il teatro, è uno dei motivi per cui il teatro è usato nella pratica pedagogica, che non è solamente un metodo di percezione, è proprio una struttura che ha un'influenza su come noi ce la portiamo al mondo. Quindi il teatro viene inserito in questa prospettiva trinitaria e diventa uno strumento di trasformazione come nutrimento delle potenze interiori e per alimentare l'immaginazione e guidare gli affetti. Le scene visibili devono diventare l'innesto per attrarre l'attenzione guidandola verso l'invisibile, per aggiungere quindi la sua. Noi sappiamo che il discorso religioso, in particolare dei gesuiti, proprio per il tipo di spiritualità, della spiritualità di Sant'Ignazio, è